Questo con i baffi impara a conoscerlo, quello col foulard, ma non so. Parli più vicino al microfono, Calderone. Quello col foulard, con la giacca di pelle, mi pare di conoscerlo, ma non so dare un nome. Trentaquattro. Franco Romeo, e basta, non conosco più nessuno, sempre quello là, la persona anziana. Franco Romeo, la sua signora, e non sono qui, non so chi sono gli altri. 36, la moglie di Carlo Campanella, la signora di Franco Romeo, e questa signora mi pare che è la moglie di Nitto, mi pare. Parli più forte, Calderone. Mi pare che la terza sia la moglie di Nitto, mi pare. Carlo Campanella, la moglie di Nitto, la signora di Franco Romeo e altri non lo so chi sono. Trentotto. Franco Romeo, io non so chi sono gli altri. 39, Franco Romeo, la sua signora e lo turco. 40, Franco Romeo e Costanzo. 41, Franco Romeo. E persone che non conosco. 42. Uno dei i due fratelli Costanzo, Franco Romeo. Una persona che mi pare di conoscerlo, ma non so dire chi è. E basta. 43, Franco Romeo, il dottore. 44, Franco Romeo, il dottore. 45, non lo so chi sono. 46, il sindaco, il deputato Franco Romeo, e anche negli altri precedenti. Quale deputato? Lo turco, anche in quell'altro precedente c'era lui. Qua sono solo camerieri questi. Il sindaco, la signora di Franco Romeo, è una persona che non conosco. Il sindaco sembra uguale, preghissimo. 50, Carlo Campanella, sua moglie, Franco Romeo, la signora di Franco Romeo, e non conosco altro. 51, Carlo Campanella, sua moglie, e Franco Romeo e lo tutto. 52, lo turco, Franco Romeo, la moglie di Carlo Campanella e Carlo Campanella. Parli più forte. E allora, lo turco. Quale fotografia sta guardando? 52. Ecco, cortesemente, premetta sempre il numero della fotografia. Sì, scusi. Allora, chi ha riconosciuto nella 52? Lo turco, il Franco Romeo, e la moglie di Carlo Campanella e Carlo Campanella. 'Qui è Carlo Campanella, sua moglie, Franco Romeo, lo turco, e questa persona è la signora di Franco Romeo. Franco Romeo,
la turco, la signora di Franco Romeo, il sindaco Franco Romeo, il dottore. Non sentiamo. Il dottore Franco Romeo, lo tocco, la donna di Franco Romeo e basta, non conosco più nessuno. Allora sospendiamo e se Presidente, mi scusi, visto che quest'atto sì. È stato fatto, oltre quelle positive, io gradirei che si desse atto di indicazioni negative, cioè nel senso che non ha riconosciuto. Scusate, risulta dal verbale quello che ha riconosciuto. No, io vorrei fare commesso, poi certo ci possono essere domande. No, Presidente, non domande. Non ha fatto un controllo Chiedo che venga dato atto che nelle foto 3 e 42 l'imputato di reato connesso non ha riconosciuto Aiello. No. Aiello. Ma lo ha detto, avvocato, questa la domanda la fa lei, non è che la devo fare io. Siccome non l'ha riconosciuto nelle foto, gradirei avvocato, che si desse atto del fatto che, visionando la foto 3 e visionando la foto 42, non ha riconosciuto una persona che è stata oggetto di specifica domanda da parte del pubblico. Ma avvocato, questa dunque, è una domanda che posso, sarà scusate, lei, ma io non devo fare permettete. Dare atto soltanto che in negativo, dato che ha riconosciuto certe persone, non ha riconosciuto tutte le altre. Se poi ci sono domande specifiche, le fate voi. Non ne devo fare domande, Presidente, io ho necessità di visionarlo perché ritengo che ci sia un riconoscimento erroneo. Sì, alla ripresa potrà fare la sua domanda insieme al controesame o quando riterrà. D'accordo. E allora il signor Calderone dovrebbe essere accompagnato prima di ogni altra cosa di là. Dicevo alle 20, l'udienza si protrae sino alle ore 20. Al pari, dov'era? Allora introduciamo il signor Calderone. Signor Calderone, le volevo chiedere se conosce tale Pino Mandalari. Pino Mandalari? Di presenza non lo conosco, so che era un ragioniere che si appoggiava Totò Riina e Pino Provenzano. Avevano una cava negli anni 70. 74. Parli più forte cortesemente. Avevano una cava di Pietrisco negli anni 70, a Palermo, e questo Pino Mandalà ci faceva di consulente. La cava di Pietrisco chi ce l'aveva? Era socio Totoreina e Pino Provenzale sulla strada per andare all'aeroporto. Lei ricorda se su questo fatto ha già fatto dichiarazioni al giudice istruttore Falcone? Sì, signore. Lei ha mai frequentato la Perla Ionica? No, mai. Suo fratello? Mio fratello, c'è stato un periodo che è stato lì, un'estate del 78. Cioè, l'estate del 78, suo fratello quando è stato ucciso? A settembre del 78. Quindi nell'estate del 78 suo fratello è stato ospite della Perla Ionica? Sì, signore. Anche in altre stagioni precedenti suo fratello frequentava Perla Ionica? No, mai. Le risulta se anche il Santa Paola frequentava la Perla Ionica? Ma dopo l'ha frequentata. Non ho capito, dopo come fa lei a saperlo?
perché ve lo diceva lui che erano dopo del 78, del 79, 80, non mi ricordo, sono stati lì alla Perla Ionica. Lei sa chi è il proprietario della Perla Ionica? L'impresa Costanzo. Sa chi fosse il gestore dell'esercizio, come dell'albergo, della struttura alberghiera? No, no, non lo so. Lei ha mai conosciuto il cavalier Giardina? Cavalier Giardina? No, non mi dice niente il nome. Lei ha mai conosciuto tale Gaeta? Gaeta è il cognato di Madonia, Domenico Gaeta? Sì? Sì, l'ho conosciuto. E che attività svolgeva il Gaeta? Il Gaeta aveva una macelleria. Una? Macelleria in una traversa del viale Vittorio Veneto. Lei sa che rapporti, se c'erano rapporti tra il Gaeta e il Cavalier Graci? Sì, c'erano rapporti, lui faceva, si comprava la carne lì, c'erano dei buoni rapporti. Sa se il Gaeta o qualche familiare del Gaeta sia stato assunto presso l'impresa Graci? Il figlio, che poi poverino è morto, è caduto di un balcone. E anche il Madonia ci ha lavorato pure. Lei ha parlato di Condorelli Pasquale, se non sbaglio. Sì, signore. Condorelli Pasquale, mi pare che ne abbia anche indicato il ruolo nell'ambito della famiglia. Sì, signore. Che ruolo faceva, che ruolo svolgeva? Era consigliere. Lei sa se il Pasquale Condorelli avesse qualche figlio? Sì, Domenico Condorelli. Domenico Condorelli era inserito nella famiglia? Era amico nostro, sì. Sa quali fossero i rapporti nel corso degli anni tra il Condorelli e il Santa Paola? In buoni rapporti. Le risulta che vi sia stato in un certo momento storico una situazione particolare in base alla quale il Condorelli temeva per la propria vita? C'è stato un periodo che si sono fatto un gruppo perché si volevano mettere contro di noi altri, un gruppo di uomini d'onore. Ma poi il Condorelli è venuto a dirlo e tutto se... Per testa lei deve stare zitto. Ci vuole dire di questa di questo episodio? È un episodio che andiamo molto avanti negli anni, 74. Dice cioè? Che c'era un gruppo che si lamentava, non lo so, e voleva venirci a buttare delle bombe, voleva. Poi il Condorelli ne ha parlato col padre, il padre gli disse valla a raccontare subito, è venuto a raccontarmelo a me, gliel'ho raccontato io e Nitto, glielo abbiamo raccontato a mio fratello. E tutto è ritornato nelle norme. Lei conosce Ercolano Salvatore? Sì, lo conosco. Ricorda in particolare per quale particolare fosse, se c'era qualche particolare per il quale nell'ambito della famiglia Ercolano Salvatore era apprezzato? Non era uomo d'onore. Ricorda se era solito usare qualche mezzo in particolare? Non ho capito.
le chiedevo se le risulta sulla base delle sue conoscenze che Ercolano Salvatore era bravo nell'utilizzare un particolare mezzo? No, non mi risulta. Non lo ricordo. Lei conosce tale Fichera? Fichera, che è un commerciante di scarpe alla fiera? Lei me ne parli e poi mi dica... Aveva dei magazzini, aveva delle bancarelle che vendevano scarpe, era socio con Benedetto Santa Paola, mentre un altro Fichera aveva dei pescherecci, faceva della pesca. Ora dipende di quale Fichera lei parla. Ricorda se il venditore di scarpe avesse qualche figlio? No, mi pare di no. No, non credo. È in grado di dire se lei si è recato qualche volta a Napoli per conto dell'associazione, per conto della sua famiglia? Sì, una volta ci siamo stati, perché io ci sono stato parecchie volte a Napoli, ma una volta ci siamo stati perché le avevano rubato un camion di ferro agli Ercolani e siamo partiti con Nitto, con Giuseppe Ercolano, con Natale Ercolano, per parlare col rappresentante per poter vedere se si poteva recuperare questo camion di ferro, perché pare che era mancato nella zona di Napoli, ma non abbiamo riuscito a niente. Lei ricorda se prima della morte di suo fratello vi erano stati degli attentati o comunque dei segnali nei confronti di suo fratello? No, io mi ricordo. Ah sì, ci hanno messo una bomba, aspetti. Hanno messo una bomba nella macchina e eravamo in un paesino etneo dove avevamo le case e mio fratello, dopo che aveva fatto la spesa, va per abbassare il sedile della macchina e ha trovato questo involucro. Dopodiché è venuto da me, perché avevamo due case separate, dice: guarda, che cosa può essere, sarà una bomba, sarà... E mio fratello è sceso a Catania e cercò nell'impresa Costanzo se poteva parlare con il colonnello Morelli. Il colonnello Morelli le disse: se lei fa regolare denunzie, noi altri lo possiamo disinnescare questa bomba. Poi ha parlato con Nitto ha portato Pietro Rambulla e Pietro Rambulla l'ha disinnescata. Pietro Rambulla è un uomo d'onore o un semplice soldato? Oppure un uomo d'onore di Mistretta, poi è passato a Caltagirone, come ho saputo. Mi scusi, lei poc'anzi a domanda del pubblico ministero ha riferito alcuni episodi che riguardavano il professor Compagnini con riferimento ad alcune informazioni su provvedimenti restrittivi che dovevano essere emessi dalla Procura di Catania. Le chiedo, sono stati richiesti al Compagnini altri favori in relazione all'attività che egli svolgeva? No, che mai mi risultino. Non ho altre domande, Presidente. Controesame? Sì, Presidente. Poi. Avvocato Catania? Sì, Presidente. Signor Calderone, vuole essere preciso su quali erano le cariche all'interno di questa organizzazione di cui lei parla? Come si distribuivano? Era il rappresentante, il vice rappresentante, i consiglieri e i capi di Cina. Poi ogni due o tre famiglie leggevano un capomandamento, i capomandamenti leggevano un rappresentante provinciale e un vice rappresentante provinciale, e poi questi rappresentanti provinciali leggevano un segretario regionale. Perfetto. Nell'ambito, diciamo, locale,
chi è che, cioè questi membri di cui parla lei, cioè il rappresentante, vice rappresentante, consigliere, quando si discuteva, alcuni avevano diritto di voto e altri no? O tutti avevano diritto di voto? Se c'era qualcosa da decidere, da deliberare. Ma c'erano famiglie dove tutti avevano diritto di voto, c'erano famiglie dove il vice rappresentante non votava. Nel caso che ci riguarda, che è a sua conoscenza, il vice rappresentante che faceva? Votava. Come? Votava. È sicuro, signor Calderone, che votasse? Perché non deve essere sicuro? Perché lei ha sentito davanti ad altra corte d'assise, si è espresso in termini perfettamente diversi. Non ha fatto intanto questa distinzione fra diverse famiglie. E ha sempre detto che invece il vice rappresentante non votava. Presidente, aspetti, questo per la formalità della contestazione che le faccio. Nel verbale del 26.195, processo Santa Paola più 3, a pagina 4, 5 e 6, ma credo che questo sia a pagina 5, lo piglio esattamente adesso, lui si esprime testualmente così. Ma forse sono stato frainteso, ho capito male la domanda. Il vice rappresentante non viene eletto dai soldati, ma viene chiamato dal rappresentante perché deve sostituire il rappresentante in un momento quando... Scusi, io questo non gliel'ho chiesto. Io adesso a lei contesto esattamente, a lei mi dà solo un attimo. Lei aveva così detto: la famiglia è composta da un rappresentante, dipende da uno o tre consiglieri, da un vice rappresentante dipende quando è grande la famiglia, fanno i capi decina. Un capodecina può averci 10, 20 soldati, dipende dalla grandezza della famiglia, fanno un capodecina. E quando si riunisce il consiglio di famiglia, il rappresentante espone i fatti. Se uno ha da dire qualcosa e poi c'è la votazione, se si propone qualcosa e se non si è d'accordo si va a votazione. E il rappresentante ha il diritto di voto, il consigliere ha il diritto di voto. Il vice rappresentante non ha diritto al voto e i capi decina non hanno diritto al voto. Lei esattamente all'incirca un anno fa, sentito davanti alla corte d'assise, si era così espresso. Passiamo avanti. Ma in fondo poi, signor Calderone, queste riunioni, facciamo una precisazione, un passo indietro. Suo fratello viene ucciso nel settembre 78. Lei prima di questo fatto sa qualcosa direttamente o indirettamente, ma dopo questo fatto lei che cosa sa? La sua fonte qual è? Continua a partecipare, continua a far parte di questa associazione? Io sempre sono nella famiglia, ma le cose mi arrivano da distante, me ne racconta qualche cosa mio cugino Marchese Salvatore Nitto quando me la vuole raccontare, ma io non chiedo niente a nessuno perché non mi sento più a fare parte della famiglia. Perfetto, mi quindi lei tutto quello, aspetti, lei mi deve rispondere esattamente a quello che io le chiedo, deve avere questa pazienza. Lei quindi dopo il settembre 78 tutto quello che sa dell'organizzazione di cui parla in fondo lo sa perché lo apprende da altri soggetti, dico bene? Sì signore. Bene, questo benedetto consiglio di cui lei parla si riuniva? Non lo so. No, io parlo del periodo in cui lei ancora in qualche modo ne fa parte, o ne ha conoscenza, o suo fratello le racconta qualcosa. No, mi scusi. Cioè, parliamo prima del settembre 78. E io mi riunivo nel consiglio, ma quando ci riunivamo? Era difficile che ci riunivamo. Ah, quindi le riunioni non erano queste riunioni, insomma, erano... Erano rari, l'ho molto detto... rare. Sì, sì. Perfetto. Senta, ma la deliberazione degli omicidi, perché lei ha parlato di omicidi, come avveniva? Veniva deliberata da questo consiglio o no? Doveva essere così, ma il consiglio mai ha deliberato un omicidio. Che vuol dire? Mi scusi, signor Calderone, doveva essere così, come doveva essere, a me non interessa, perché purtroppo non è qui, e non interessa nemmeno la Corte, non solo, credo, me. Lei deve dire esattamente quello che si è svolto e quello che sa. Queste deliberazioni c'erano, ci sono state o non ci sono mai state? Non ci sono state, il Consiglio non decideva di fare gli omicidi. Quindi sostanzialmente gli omicidi li decideva chi li voleva decidere di volta in volta, sì, sostanzialmente. Signora.
Senta, andando per un momento alla regione, ma è solo un passaggio. Per quello che è a sua conoscenza, questo organismo regionale, fino a quando ha funzionato? Ma ha funzionato fino a quando io ero in Italia, ha funzionato. Cioè fino a... lei è stato in Italia fino a qua, fino all'83 mi pare. Fino a febbraio 83. Perfetto. Senta, lei sulla morte del colonnello Russo poco fa ha riferito che qualcuno diceva sono cose de cane de bucceria, che Greco era un pupo manovrato da altri, e ha anche detto che avete chiesto spiegazione di questo omicidio a Rina. Dico bene? No. È stata la regione che ha mandato a chiamare, ha fatto una riunione, sì, e ha chiamato il rappresentante provinciale di Palermo, perché sì, era responsabile di tutto il territorio di Palermo, che si informasse con quelli responsabili del territorio di Corleone, perché l'omicidio è caduto su Corleone, di chiedere se sapevano cosa. Perfetto, perché non si sapeva questa cosa. Quindi, non lo sapeva nessuno, non l'avevano deciso. C'è stato un momento in cui avete chiesto a Rina, e Rina ha detto, perché quando si ammazza un carabiniere c'è bisogno che si... No, signor avvocato, non si c'è stato chiesto a Rina, perché non si ci poteva chiedere. Ma lo doveva chiedere. Che lei queste cose le ha dichiarate stamattina, se non ho capito. Avvocato, non, sì, non ha fatto riferimento a Rini, mi dispiace contraddirla. Ah no, per carità, se io ho capito male meglio così. Allora chi era il personaggio che ha detto quando si ammazza un carabiniere non c'è bisogno che si danno spiegazioni? Io mi ricordo perfettamente questa circostanza, peraltro una circostanza che lei ha riferito alla Corte d'Assise sempre a quest'udienza di cui le parlo. Signora, se lei si fa leggere quello che ho detto, veda che ho detto tutto a differenza di quello che dice lei. Aspetti un attimo. Io ho detto che mio fratello e di Cristina ci inviarono a me e a Francesco Cinardo presso Michele Greco, che era responsabile provinciale, e le dissi, le abbiamo detto che si doveva fare una riunione regionale per chiedere perché era successo questo omicidio, perciò che lui si informasse con il responsabile di Corleone, che è Totò Riina, e che quando porta la risposta, lui, Michele Greco, ha portato la risposta, ha parlato con Totò Riina. Ah. E questo ho detto io. Sì, allora, il passaggio in effetti forse è giusto così. Sai, non è che io prendo appunti, posso errare anch'io, non è che mi ritengo infallibile. Quindi questa frase l'aveva riportata Michele Greco. Sì, signore. Ma questa frase in fondo che significava? Che Rina faceva quello che voleva all'interno della commissione? È logico, perché lui non poteva farlo, perché la regione aveva deciso di non fare né omicidi eclatanti né grossi, come poteva essere l'omicidio di un colonnello dei carabinieri, né sequestri, avevano messo tante veti. E lui questo veto l'ha superato, se ne è infischiato in buona sì, sostanza. Sì. E mandando a dire, quando si ammazza uno sbirro, non bisogna chiedere il perché. Sì, io avevo perché mi era saltato questo passaggio, cioè pensavo che fosse stata una discussione diretta, invece c'è questa riunione in cui questa circostanza le viene a riferire a sua detta Michele Greco. Adesso... Quello che aveva la possibilità di accedere nel Consiglio regionale. Perfetto. Ed era Michele Greco. Perfetto. Mi dica una cosa, ci sono delle regole, diciamo così, di morale familiare che un soggetto appartenente all'organizzazione deve rispettare per accedere, per diventare uomo d'onore, per restare tale? Sì, ci sono. E se vuole specificare, anzi lo faccio specificare io, un soggetto, oppure meglio, le dica lei quali sono queste regole? Ma non deve disturbare la donna di un amico d'onore, non deve andare dalla questura, non deve fare denunce, ci sono queste regole. Ma dico, un uomo d'onore ad esempio si può sposare più volte? Può avere una donna, si può sposare con una donna già separata ad esempio? Ma guardi, tutto succede.
che tutto succede, lo so, perché poi dico la vita supera ogni fantasia, ogni regola. Dico, le regole sono quelle, ma le poi regole sono, e allora mi dica quali sono, perché noi qui a noi interessano le regole. Le regole sono che un uomo d'onore uno non potrebbe diventare uomo d'onore, o se lo è diventato dovrebbe essere, diciamo così, destituito se trasgredisce o non rispetta alcune di queste regole. Sì, ma no, lei mi deve dire sì o no, signor Calderone. Sì, ma ci abbiamo la regola, ma la poi ci così, sono sì, poi la regola può subire eccezioni. Ci sono tanti uomini d'onore che hanno l'amante, che hanno... E dico, un soggetto dichiaratamente tossicodipendente può divenire uomo d'onore? Non può divenire, ma se poi comincia a prendere un po' di droga e chiudono gli occhi. Quindi, insomma, queste regole poi non sono così ferre, allora, mi sembra di capire. No, sono... Ah. Senta, quest'aiello che affittava camere al viale Vittorio Veneto, quanti anni avrebbe adesso? Ma oltre 50 anni. Lei Aiello Vincenzo lo conosce? Aiello Vincenzo? No. Enzo Aiello lo conosce? Come? Vincenzo, Enzo Aiello lo conosce? No, no, può darsi che sia questo, non lo so. Lei non deve dire quello che può darsi, lei mi deve dire se lo conosce o no. Con questo nome, Vincenzo e Enzo, non lo conosco. Non lo conosce. Il Salvatore Tusa di cui parla lei, quanti anni ha o avrebbe adesso? Qualche anno in più di me. Lei quanti anni 60, ha? 62, 63. Lei poco fa ha parlato di Ercolano Giuseppe come uomo d'onore. Dico sì, bene? Sì, signore. Quando sarebbe divenuto uomo d'onore Ercolano Giuseppe? Ma nel 74, 75. Dove? Lei era presente a questa... cerimonia d'iniziazione? Sì, io ero presente. E allora, visto che hai ricordi così nitidi a distanza di 74-75, 22 anni, e lei era presente, ci può dire dove è quel posto, chi erano gli altri presenti, chi fu a presentarlo? A presentarlo io ce l'ho detto a mio fratello, per Ercolano Giuseppe, e poi non lo so chi l'ha presentato. E come, se lei era presente, com'è che non fa sapere chi l'ha presentato? Non è che mi posso ricordare chi è presentato Ercolano Giuseppe. Come, si ricorda che esattamente che 22 anni fa è avvenuto e lei era presente? Io le dico... Signor Calderone, faccia uno sforzo serio, visto che io è così... Io non me lo ricordo, avvocato. Allora non è certo che lei era presente, che è avvenuto... No, che ero presente, ero presente. Che è un uomo d'onore, è un uomo d'onore. Chi l'ha presentato, dove è stato fatto, se non sbaglio è stato fatto dei ferro, non me lo ricordo, ma è un uomo. E chi erano gli altri presenti a questo? E non me lo ricordo, la famiglia era sicura, c'era. Insomma, lei, no, dico, io non vuol, per carità, mi rendo conto che è trascorso tanto tempo, lei si esprime in termini di dubbi, non sa dire chi c'era, dove eravate, però è certo che è così. È uomo d'onore. Non ho altre domande. Non ho altre domande, Presidente. Presidente. Il suo nome per interbarato. Sì, sono l'avvocato Passanisi. Signor Calderone, lei stamattina ha riferito che è andato via da Catania nel febbraio 83, lo conferma, vero? Sì, signore. Ci sa indicare quali erano le cariche al momento in cui lei è andato via da Catania e chi le ricopriva? Ma era rappresentante provinciale, era diventato Giuseppe Ferrera, consigliere provinciale era Orazio Nicotra, rappresentante della famiglia... Scusi, può ripetere il nome, non l'abbiamo sentito. Orazio Nicotra, rappresentante della famiglia era Nitto Santapaola, vice rappresentante Francesco Mangiano, consigliere era Pasquale Condorelle. Consigliere di che cosa? Della provincia o della famiglia? Stiamo parlando della famiglia.
consiglieri era Pasquale Condorelle, Franco Romeo e Carletto Campanella. Capodicina? Capodicina era Tuccio Salvatore. Uno solo ce n'era? Sì. E le cariche provinciali? L'ho detto, le cariche provinciali era... Rappresentante? Rappresentante? L'ha detto Ferrera. Vice rappresentante? E consigliere provinciale. Cioè, no, io vorrei sapere il vice rappresentante. C'era anche un vice rappresentante, sì. E chi era? E ora non me lo ricordo. Il consigliere era... I tre consiglieri chi erano? No, uno è nella provincia e uno. Ah, il vice rappresentante, aspetta, aspetta. Il vice rappresentante era il rappresentante di Ramacca, Calogero Conte. E il consigliere Orazio Nicotra. E il consigliere? Orazio Nicotra. Ma i consiglieri della provincia sono tre o uno? Uno. È sempre stato così? Tra noi altri sì. A Catania? Sì, signore. Per la provincia di Catania? Sì, signore. Ci sa dire, su per giù, al momento in cui lei è andato via da Catania, quanti erano gli uomini d'onore a Catania? Ma 30, 35, non lo so. Non mi ricordo. Lei ci ha detto che quando lei è stato fatto uomo d'onore, per un certo periodo è stato messo sotto studio, lei ha definito così, insomma è stato controllato per vedere se era in grado di diventare uomo d'onore. Sì, si fa sempre così? Sì. Cioè prima di far diventare qualcuno uomo d'onore va controllato se è capace, se non è... E quali sono le caratteristiche per poter diventare uomo d'onore? Ma non ci sono caratteristiche. Se vedono che è una persona che è capace di fare una qualche cosa, rubare una macchina o fare un omicidio, qualche cosa, lei si mette in famiglia. Viene messo alla prova? Dalle volte sì, dalle volte no. Quando c'è la cerimonia di iniziazione, diciamo, quando si diventa uomini d'onore, lei ci ha riferito che a lei personalmente furono detti quali erano le cariche, le persone che ricoprivano le cariche della famiglia e anche della provincia, e che vi riferirono quali erano le regole che andavano rispettate. Sì. Lei ha partecipato a più riunioni di questo tipo? Dopo la sua iniziazione? Di altre iniziazioni? Sì. Sì. E di volta in volta sempre vengono rispettate queste regole, cioè viene detto... vengono dette queste regole. Le regole e anche i nomi delle cariche? Che ricoprono le cariche? Logico. Perché un uomo d'onore deve sapere chi sono i suoi superiori, diciamo. Logico. Ci vuole spiegare bene i due organismi, la provincia e la famiglia? Quali sono le competenze, le differenze fra le due strutture? La famiglia, se è in un territorio o se è in una città... Faccia riferimento a Catania. A Catania. Ah, fa le cose ordinarie, se c'è qualcuno che ha bisogno, dipende che cosa si fa. Non so che cosa mi vuole chiedere lei. No, vorrei capire la differenza fra le due strutture, le competenze. Quali sono le differenze fra le due strutture? Ah. Cioè perché esistono due strutture? Perché la provincia... Cioè la provincia è sopra la famiglia, mi spieghi meglio? È sopra la famiglia. Quindi il rappresentante della provincia dovrebbe essere come... autorità superiore a quella del rappresentante della famiglia. È superiore. Quindi il rappresentante della famiglia deve chiedere permesso per poter fare qualcosa al rappresentante della provincia? No, non ce l'ha il dovere di chiedere il permesso. Se fa una cosa e poi deve andare dal rappresentante provinciale e dice questa cosa l'ho fatta io. Ad esempio per un omicidio? Anche per un omicidio. Quindi non ha l'obbligo di chiedere il permesso al rappresentante provinciale? No, se sono cose di ordinaria amministrazione... E i consiglieri... Poi glielo deve dire. I consiglieri provinciali? Il consigliere provinciale è un consigliere... È uno solo comunque? Da noi altri uno solo. Uno solo, sì. E che competenze ha? Di consigliare il rappresentante provinciale. E il vice rappresentante? È uguale, è una specie di consiglio di provincia.
E ci sono gli uomini d'onore della provincia? Non ho capito. Ci sono uomini d'onore che non fanno parte di una famiglia ma fanno parte della struttura della provincia? No, non ce n'è. Quindi poi all'interno della provincia gli uomini d'onore fanno parte delle singole famiglie? Logico. Ci vuole dire quali sono i compiti dei consiglieri di famiglia invece? I consiglieri di famiglia sono uomini che devono consigliare il rappresentante. Se il rappresentante sta facendo qualche cosa che non va, lo devono consigliare e dire facciamo così, facciamo così. Ho capito. Ma se uno, questo avviene, ritengo, in determinate riunioni, no? Quando si riunisce così. Perfetto. Se uno dei tre consiglieri, innanzitutto a Catania sono tre i consiglieri, sono vero? Sono tre, sì. E sono sempre stati tre? Sì, sempre stati tre. Ecco, se uno dei tre consiglieri non è d'accordo su una decisione, può capitare? Certo che può capitare. E in questo caso si deve adeguare? Si va alla votazione. Perfetto. Quindi a maggioranza? A maggioranza, sì. E quindi se deve subire una decisione presa dagli altri consiglieri, dal rappresentante, non può opporsi? No, se c'è una maggioranza, perché ogni cosa che dice il rappresentante poi si va alle votazioni. Perfetto. C'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo. Se c'è una maggioranza sì, ma si dico... può anche discutere, ma perché non sei d'accordo? Perfetto, però dico alla fine, dopo la votazione, certo. Se uno non è d'accordo deve subirla la decisione. Logico. Insomma, è una struttura democratica. Sì, sì. Chi stabilisce il numero dei consiglieri per ogni famiglia e per ogni provincia? Non c'è una regola. A Catania è stato sempre un consigliere per la provincia e tre consiglieri per la famiglia. Ma chi l'ha stabilito questi numeri? Non lo so, io l'ho trovata così e così. Le cariche come vengono date? Cioè il rappresentante chi lo elegge? I soldati. E i consiglieri? I soldati. E il capodecina? Il rappresentante. Il rappresentante. Quindi il rappresentante nomina il vice rappresentante e il capodecina. A Catania i capodecina sono stati più di uno o uno solo? Una volta erano due, poi ce n'è stato su uno, sempre uno. Sempre uno? Sì, sì. E nella provincia le elezioni come avvengono? Nella provincia si eleggono, come le dicevo, ci sono i capi mandamento che eleggono un rappresentante provinciale, un vice rappresentante provinciale e un consigliere. Ma a Catania che mandamenti non ce n'è? Si mette d'accordo il consiglio della famiglia. Il consiglio della delle famiglie? Della famiglia quando c'è una sola famiglia. Sì, ma dice che in provincia di Catania sono tre le famiglie. Lei e si mettono d'accordo i consiglieri di tutte le tre famiglie. Ah, ecco, allora si riuniscono i consiglieri delle tre famiglie con... No, i consiglieri, i rappresentanti, i consiglieri... E anche i capodecina? Dipende, dalle volte sì, non lo so. E come si perde una carica di questo tipo, come rappresentante, vice rappresentante, consigliere, capodecina? Come si perde? Ovviamente a parte la morte. Ma ogni quattro... Può essere uno degradato? Sì, può essere degradato. E come avviene? Ma si cambia, dici tu non sei più consigliere, ma sempre discutendolo nel consiglio. Ma chi la decide? Il consiglio di famiglia. Lei stamattina ha riferito di un periodo in cui la famiglia di Catania venne sciolta. Chi decise questo scioglimento? Ma per il buon vivere è stato Michele Greco, dice sciogliamolo la famiglia e così cercate di mettervi d'accordo e crearne una. In quel momento Michele Greco che carica ricopriva? Era rappresentante della provincia di Palermo. E un rappresentante della provincia di Palermo poteva decidere lo scioglimento? Se è stato un ragionamento amichevole, non è che sia stato una cosa, una riunione regionale, non era una riunione regionale. E quindi fu un consiglio? Non nemmeno, siccome c'erano questi malcontenti, c'era Di Cristina che doveva dire le sue,
Scusi, stiamo parlando della famiglia di Catania, di Cristina, sì, signora, non è Caltanissetta. Ma c'era pure di Cristina. Ma c'era Peppe Sette Case. Ma allora i dissapori tra chi erano? Fra noi altri della famiglia di Catania. E tra chi in particolare? Il gruppo di mio fratello e il gruppo di Santa Paola. Il gruppo di? Di Santa Paola. E la reggenza chi la stabilì? Il periodo di reggenza di cui ha parlato stamattina? Mi sono d'accordo, Michele Greco, c'era Stefano Bondai, c'erano altri, che si sono messi d'accordo per fare questa reggenza di queste tre persone. E le tre persone chi le scelse? Ma loro le hanno scelte. Prego? L'hanno scelti loro, è stato Michele Greco, tutte queste persone. E quando chi decise di riorganizzare la famiglia? Lei ha detto che nel 78 poi fu deciso, dopo il periodo di reggenza, di riorganizzare un'altra volta la famiglia e furono ricomposte tutte le cariche. Ci vuole dire chi lo decise? Non c'ero io, ma si saranno messi d'accordo mio fratello e Lito Santa Paola. Con i palermitani? No. Da soli? Così so. Non c'ero io presente. Non, e le cariche in quel caso chi le stabilì? Non lo so, non ero a Catania. Dove si trovava? A Gioiosa Marina, Marina a Taranto. Quindi quando tornò lei trovò già le cariche fatte? Sì, ma già era tutto sfasciato perché avevano ammazzato mio fratello. Ci vuole dire un'altra cosa? Quando qualcuno viene nominato in una carica particolare come capodicina, consigliere, c'è una cerimonia particolare? No. Come per quando si diventa uomini d'onore? No. E se qualcuno sostituisce qualcun altro in una di queste cariche, gli altri uomini d'onore come fanno a saperlo? E poi il capodicina passa la voce. Prego? Il capodicina passa la voce. Ma allora gli uomini d'onore con chi hanno rapporti? Col capodicina. Solo ed esclusivamente col capodicina? Sì, ma da noi altri eravamo poco e c'era tanta confidenza, si aveva dei rapporti. L'uomo d'onore poteva avere rapporti anche con il rappresentante? Da noi altri sì, rapporti che andava, senti mi succede questo, cioè allora il rappresentante... Cioè un ordine chi lo doveva dare? Ma come regola lo doveva dare il capodicina a un soldato, e il rappresentante l'aveva dato al capodicina, il capodicina lo diceva al soldato. Un capodicina può decidere autonomamente? No. Un uomo d'onore può rifiutarsi di eseguire un ordine del capodicina? No, se lo vede sbagliato può chiedere di parlare con il rappresentante o con il consigliere. Un uomo d'onore può rifiutarsi di eseguire un ordine del capogruppo? Chi è il capogruppo? Non lo so, non esiste la carica del capogruppo? No, mai sentito parlare. Lei stamattina ci ha riferito di, non so bene come definirla, una guerra tra il gruppo diciamo del Santa Paola e il gruppo di Ferlito. Ci vuole dire quando iniziò questa guerra? Già era una guerra fredda prima della morte di mio padre. No, io parlo di guerra calda. Ma dopo un anno e mezzo della morte di mio fratello. Ci fu un episodio in particolare che provocò questa guerra? Perché il Ferlito, ho saputo che il Ferlito è sceso per sparare a Lito Santa Paola nella pancara. Ho capito. Da chi l'ha saputo? Me l'ha detto Marchese Salvatore. Lei in quel periodo con quale dei due gruppi era schierato? Io non ero schierato in nessun gruppo, ma stavo molto vicino a Nitto Santa Paola. Perché si allontanò da Catania? Prego? Perché si allontanò da Catania? Perché me ne sono andato fuori? Sì. Perché non la potevo sopportare più, non ce la facevo più, me ne sono andato. Già uscivo di un anno di latitanza e me ne sono scappato. Mi dica una cosa. Per essere valido un consiglio di famiglia, quante
persone delle cariche importanti devono essere presenti. Ad esempio, se c'è un solo consigliere di famiglia, il consiglio va bene lo stesso? Guardi, non lo so, non glielo so dire, perché noi altri abbiamo 3 consiglieri. Sì, ma dico, ecco, se mancano 2 consiglieri, si può considerare un consiglio valido quello tra il rappresentante e il consigliere, è un consigliere solo? Non è il rappresentante o un consigliere, c'è il rappresentante, ci si riconosce, ma deve essere un motivo validissimo perché un consigliere o 2 consiglieri non sono presenti. Sì, ma se per caso dovesse capitare? Sì, sì, se per caso dovesse capitare è una cosa urgente, se si decide. Si decide ugualmente, anche in assenza degli altri 2 consiglieri? In attesa, se questi qua non possono venire, perché c'è un motivo valido perché non possono venire. Sì, 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 no, dico... E se è una cosa che si deve decidere, la decidono. Ho capito. Un uomo d'onore, quando riceve un ordine dal capodecina, che è rivolto solo a lui, ne parla con altri uomini d'onore? Non ne dovrebbe parlare. Dovrebbe tenerselo per sé? Sì, se dice questo è denaro per te, se la deve tenere per sé. Un uomo d'onore può mentire a un altro uomo d'onore? Non mentisce, ma quando il rappresentante gli dice non dirlo, quello non lo dice. No, no, non mi sono spiegato. Intendevo dire, può mentire in genere? No, no, non dovrebbe mentire. Gli uomini d'onore fra di loro si dicono sempre la verità? Si dovrebbero dire la verità. Una persona che lei stamattina ha definito vicina, non facente parte di Cosa Nostra, ma vicina, dovrebbe essere, mi pare di aver capito, come in anticamera, cioè no, pronto per entrare in Cosa Nostra. No, non per forza in anticamera. Può essere vicina e resta vicina a vita, può essere vicina che l'avvicinano allo studio per farlo come d'onore. Perché Cosa Nostra ne ha tante persone vicine, ne conosce tante, dove si può un po' fidare, e non è che li mette tutti in famiglia. Ho capito, ma quindi può capitare che una persona venga messa alla prova e poi non venga fatta uomo d'onore? È difficile, se ci fanno fare qualche omicidio no. Ah ecco, se un uomo, una persona viene messa alla prova e questa prova consiste in un omicidio, poi... Dipende che prova. Ci spieghi, gliel'ho detto, se è una prova molto grossa, un omicidio, qualche cosa, non si può lasciare così. E a quel punto cosa succede? Come che a quel punto cosa succede? 2 sono le ipotesi. Se la prova è andata bene, cioè se si ritiene che quella persona può far parte della famiglia, viene nominata uomo d'onore. Sì, sì. Ma se così non avvenisse, cosa succede di quella persona? Viene uccisa? Non viene uccisa, ma non, se si ha la fiducia di farci fare un omicidio, vuol dire che sa che se la può tenere. Ma ecco, ad esempio, poniamo caso che l'omicidio non vada bene proprio perché questa persona non ha il coraggio di sparare, oppure non colpisce il bersaglio, a quel punto cosa succede di questa persona? Colpisce se non colpisce il bersaglio, non è che deve essere... Sto dicendo, non ha ecco, facciamo questa ipotesi, se non ha il coraggio di sparare davanti alla vittima, poi magari non spara, cosa succede a quel punto? Ci faranno fare altre prove, altre cose, lo studieranno meglio, dopo che ci hanno dato questa confidenza non è che lo possono lasciare così. Ecco, ci spieghi bene, come viene scelta una persona che deve commettere un omicidio? Deve avere delle caratteristiche particolari? Chi è che ha fiducia? Dice, per me questo potrebbe andare, potrebbero metterlo in famiglia. E lo studio ci fanno fare questo posto. No, ma dico anche tra gli uomini d'onore. A secondo di che omicidio si tratta, viene scelta una persona piuttosto che un'altra? Ma il capodicino lo sa quale scegliere persona, dipende che deve fare. Come? Il capo di cina sceglie. E il capo di cina come la sceglie? Sapendo gli uomini li conosce. Ma avvocato, stiamo facendo. Sa che una persona è più adatta per questo omicidio piuttosto che un'altra? Ad esempio, se si tratta di un omicidio eccellente, ecco. Chi viene scelto? Se si tratta di un omicidio particolare. I migliori uomini che ha.
Ad esempio, ecco come lei ha parlato stamattina del colonnello dei carabinieri. Ecco, in quello, in un'occasione del genere, il capodicina come sceglie gli uomini che devono partecipare a quell'omicidio? Migliori. I migliori, logico. E devono essere uomini d'onore. Logico. Quindi un omicidio eccellente può essere commesso anche da un uomo, da una persona che non sia un uomo d'onore? Può anche succedere. Sto parlando di un omicidio eccellente, non di un omicidio qualsiasi. Se quell'uomo che è utile sia per il posto, sia per qualche cosa, si ci dà, e poi però si mette in famiglia. Però si mette? Si mette in famiglia. Subito dopo? Ma è logico, non si può lasciare così. Un'altra cosa, le cariche tra famiglia e provincia si possono cumulare? Sì. Ci faccia un esempio. Mio fratello era consigliere della famiglia, era rappresentante della famiglia e rappresentante provinciale e faceva parte della regione. E faceva parte? Della regione. No, io sto parlando tra famiglia e provincia. Mio fratello era consigliere della famiglia, rappresentante della provincia. Ah. E nella stessa famiglia di sangue ci possono essere due cariche? Ma c'erano due cariche, poi mio fratello cercava di levarli, voleva... No, io parlo di regola in genere di Cosa Nostra, normalmente può capitare che due persone... A quei tempi capitava, poi volevano mettere questa nuova legge che due cugini di sangue o due fratelli nella stessa... consiglio non dovevano stare, perché sennò diventava molto, non era un giudizio sereno. Si può uscire da Cosa Nostra? Vivi? Da Cosa Nostra si può mettere a riposo, uscire no. Ecco, ci spieghi cosa vuol dire a riposo? Che se uno ha fatto qualche cosa lo mettono per 6 mesi, per 1 anno a riposo, ma si deve comportare come se fosse un uomo d'onore, ma non ha nessuna confidenza, non gli si dice niente. Non ha nessuna? Confidenza, non le si dice niente di quello che succede alla famiglia. Però se viene chiamato deve rispondere. Sì, signore. Lei era una persona a riposo nel periodo 78 all'83? Io non lo so, ma io mi sono messo a riposo io stesso. È una sanzione questa, ritengo. Che significa? Signore? Dico, è una punizione. Sì, dalle volte si fa per punizione. Ma queste punizioni chi le decide? Il consiglio. Il consiglio. E quali possono essere le punizioni da infliggere a un uomo d'onore? Ma dipende che cosa ha fatto, ci danno una punizione. Ci dica quali sono. Ma ci sono tante cose, tanti motivi. Dico, a parte la morte, che credo sia la punizione peggiore, ma dico la punizione esatta, può rientrare in famiglia? Sì, dopo un periodo lo rimettono in famiglia. Diciamo che è un periodo di sospensione. Sì, signore. Ho capito. Senta, lei ha detto di aver conosciuto D'Agata Marcello. Sì, signore. Ci vuole indicare esattamente in che anno l'ha conosciuto? Ma le dico metà 70, metà anni 70. Può essere più preciso, per favore? Lei comprende bene che è così è troppo generico. E sono generico perché non lo sapevo che dovevo venire a dire qua. E mi prendevo la data. Prego? Sono generico perché così non lo so quando è stato. Io le dico a metà anni 70. 74, 75? Non glielo so dire, sarà 75, 76, 74, metà anni 70. Lei ricorda fino a quando ha sentito parlare di D'Agata Marcello? Ma ne sentivo parlare. Fino a quando? Lei è andato via nel febbraio 83. Fino a quando? Ma non glielo so fino dire. Fino a poco... prima di andar via. Non glielo so dire, avvocato. Mi domanda una cosa, dici di quello quando ne sente. Non lo so, le ho sentito parlare, ma non le posso dire fino a quando. Ma chi gliene parlava? Ma mio cugino o... Suo cugino, sempre dica il nome. Marchese Salvatore o Carletto Campanella. Era un uomo vicino a Carletto Campanella. Un uomo vicino a Carletto Campanella. Sì, sì. Lei con suo cugino Marchese, con Carletto Campanella, si è continuato a vedere, diciamo, fino a quando è andato via? Sì.
Stamattina lei ha detto che Daga da Marcello non sapeva se era uomo d'onore o meno. Lo conferma? Non lo so. Io però le devo dire che nelle dichiarazioni che lei rese al dottor Falcone ha dichiarato esattamente: Daga da Marcello non è uomo d'onore, no, non so. Presidente, non c'è opposizione, uomo... c'è opposizione perché le dichiarazioni... Presidente, mi scusi, c'è opposizione perché le dichiarazioni rese dal giudice Falcone non fanno parte di questo fascicolo, neppure del fascicolo come del dibattito. Fanno parte? No, le fanno parte del fascicolo del pubblico ministero? Non è affatto vero, avvocato, non è affatto vero. Voi ce l'avete, ma in ogni caso non possono formare oggetto di contestazione perché le contestazioni si fanno sulla base di dichiarazioni che fanno già parte del fascicolo del dibattimento. Non del dibattimento, del pubblico ministero. Ma come fa a fare contestazione sulla base di dichiarazioni che non sono ancora nel fascicolo del dibattimento, avvocato? Ma non del fascicolo del dibattimento. Ma come fa? Io faccio la contestazione. Io faccio la contestazione sul fascicolo del pubblico ministero. Ma lei non la può fare sul fascicolo del dibattimento. Sul fascicolo del dibattimento. Ma come non la può? Se volete metterci al corrente un pochino con più precisione. No, con più precisione della situazione di fatto. Presidente, dunque, ci sono... scusi, le spiego subito, Presidente, le spiego subito. Da che cosa ci sono delle dichiarazioni rese dal Calderone nel fascicolo del pubblico ministero, depositate nel fascicolo del pubblico ministero, che io utilizzo ai fini della contestazione. Io non comprendo qual è il punto. A quanto sento, il pubblico ministero sta negando che siano... Sono delle dichiarazioni. No, il pubblico ministero parla del fascicolo del dibattimento, non del fascicolo del pubblico ministero. Ci siamo intesi. Lei questo ha detto. Avvocato, le sto dicendo che le dichiarazioni rese al giudice Falcone non fanno parte del fascicolo del pubblico ministero e a maggior ragione non fanno parte del fascicolo del dibattimento. Io qui ho copia che reca il numero 1284/92 RG notizia di reato, che se non ricordo male il processo, il 1284 se lei mi Viale, parla, mi scusi, Viale se lei, Ionio. Ma Viale se lei Ionio. Parla del giudice... Sì, sotto questo numero io trovo tre interrogatori resi da Calderone Antonino in data 13.587, 25.887, 30.1092. Quindi 30.1092 credo che l'assume personalmente lei ed altri sostituti alla Procura della Repubblica. Gli altri sono evidentemente versati nel fascicolo del pubblico ministero. Io le sto chiedendo una cosa, sono quindi dichiarazioni rese dinanzi al giudice Falcone? Sì, dottore Bertone, sì. Se no io non l'avrei avuta, mi certo, consenso. Certo. Dico, sono dichiarazioni comunque pubbliche, non... Perché sono state depositate in altri procedimenti. Sì, d'accordo, però dico, fanno parte davanti, del fascicolo del pubblico signori, ministero. Signori, visto che la situazione è così contestata, intanto si accoglie l'opposizione e non facciamo la contestazione. Perché andare ad accettare una circostanza di questo genere è ultrone anche ai fini di quello a cui volete interrogare. Presidente, mi scusi. Salvo poi a rivedere tutta la Presidente, mi perdoni. Una concede la parola. Insomma, ora chiarite fra le parti oppure non si ammette la questione. Presidente, mi scusi, questo, su questo argomento... La sospensione la chiariamo tra le parti. Presidente, mi concede la parola su questo argomento, permette che intervenga? Certamente, avvocato. Certo. Avvocato Cancelli. Certo. Presidente, mi sembra che la questione, sul piano processuale, la questione se l'interrogatorio di cui il collega ha utilizzato per la contestazione faccia parte o meno del fascicolo del dibattimento è un po' ultronea sul piano processuale, perché per le contestazioni, ai sensi degli articoli 500 e 503 del Codice di Procedura Penale, si possono utilizzare i verbali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, però ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale quarto comma si possono utilizzare per le contestazioni anche i verbali di prove di altri procedimenti dei quali non si è chiesta l'ammissione ai sensi del primo, del secondo e del terzo comma. Quindi basta leggere il 238 comma quarto che dice: qualora non siano stati verbali di prova di altri procedimenti
inseriti nel processo perché manca il consenso o perché non è stato richiesto, possono comunque essere utilizzati ai fini degli articoli 500 e 503. Quindi sotto questo profilo la opposizione del pubblico ministero sul piano processuale non mi sembra pertinente. Chiedo scusa, è possibile sapere la data dei verbali interrogatori a cui faceva riferimento l'avvocato poc'anzi? Sono 13.587, 25.887, sono resi entrambi al giudice istruttore e fanno parte del procedimento numero, cioè al dottore Falcone, 1.284.92. Io ovviamente non so quali circostanze ci siano o meno. Chiedo scusa, avvocato, 13.5 e l'altra? 25.887. Grazie. Sì, comunque. Dico al di là. Questi fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Questi fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Questi verbali fanno parte del fascicolo. Quelli del 13, del 27 fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Io voglio dire. Prenderò un po'. Io lo dico. Sì, sì. Io lo dico io. I verbali a cui lei faceva riferimento, avvocato, fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Questo è. Sì, però dico soltanto per il piacere dell'arte, dico l'affermazione che fa il difensore sul quarto comma dell'articolo 238 non ha senso, perché la disposizione fa riferimento a verbali di dichiarazioni che possono essere utilizzate nel dibattimento se le parti vi consentono. Se le parti non vi consentono, possono essere utilizzate quelle contestazioni, ma a condizione che facciano parte del fascicolo del pubblico ministero. Comunque, noi abbiamo un'interpretazione diversa. Comunque, Presidente, allora, visto che la questione è superata, il pubblico ministero ha ritirato l'opposizione. Allora, aspetta, Nunzio, ti prego. Signori, Nunzio, aspetta. Allora la posso fare la contestazione? Pare di sì. Quindi, quindi dicevo, se fosse vera la sua affermazione, allora qui potremmo andare avanti con tutti i verbali di tutti i processi, ciascuno per quelli che ha da tutte le allora la contestazione per questa, era questa. Per ragioni di rapidità e di sinteticità, procediamo. Sì, signor Calderone, lei, sentito dal giudice Falcone, ha risposto su Dagata Marcello, non è uomo d'onore. Oggi invece ci dice non so se è uomo d'onore. Forse mi sono espresso male, vede, non so. Non era uomo d'onore. Io non lo conoscevo. Non era uomo d'onore. Perfetto. Un'ultima domanda. Un uomo d'onore può esercitare lo sfruttamento della prostituzione? No. Può avere contatti con persone che esercitano questa attività? Non capisco la sua domanda. Cioè un uomo d'onore può essere amico di uno sfruttatore delle prostitute? Ma come regola no, ma ci sono, e nemmeno so se c'è gente che l'ha sfruttata. Ecco, lo sfruttatore come viene visto dall'uomo d'onore? Ma viene visto non di buon occhio. Con disprezzo? Con disprezzo, sì, ma le dico. Ma addirittura da arrivare a uccidere? Come arrivare a uccidere? Sì, dico, un uomo d'onore può uccidere solo perché è un'altra persona, uno sfruttatore della prostituzione? No. Non si arriva a questo? No, ma io penso che a Catania ce ne sono stati uomini d'onore che sfruttavano la prostituzione. Presidente, se mi dà la parola? D'accordo. No, Avvocato Grasso. Avvocato Mario Grasso, difensore di Ercolano Sebastiano. Signor Calderone, lei stamattina, parlando di Ercolano Aldo, ha detto di conoscere lo zio Sebastiano e lo zio Natale morto in un incidente d'auto. Conferma quanto ha detto stamattina? Sì, lo confermo. Non proprio un incidente d'auto. Era in campagna che trasportava del fieno sopra un carro, gli è stato abbagliato e riabbaltato il carro e è morto. Sì, ma io stavo chiedendo qualche altra cosa perché io difendo Ercolano Sebastiano. Prego.
Lei quindi conosce Ercolano Sebastiano? Sì, signor. E può descrivere le sue caratteristiche somatiche? Ma è un po' tarchino, lo conosco. E quando ha conosciuto Ercolano Sebastiano? Ma da tanti anni, da tanti, tanti anni. E sa dirmi chi lo ha iniziato Ercolano Sebastiano? No, non lo so dire. Quando è stato iniziato? Ma scusate. Dopo Giuseppe Ercolano. E quando fu iniziato Giuseppe Ercolano? Ma le dico, gli anni, principi anni 70, 74, 75, e dopo è stato fatto... E lei era presente a questa iniziazione? Sì, signora. E lei ha parlato di Ercolano Sebastiano come un soldato? Sì, signora. Io vorrei sapere quali sono i compiti di un soldato? Ma io gliel'ho detto, l'abbiamo detto. I compiti di un soldato sono, se il capo di Cina ha bisogno, lo chiama... Benissimo. Che iniziativa può prendere un soldato? Iniziativa non ne può prendere un soldato. Benissimo. Delle cose illecite può fare tutto quello che vuole, delle cose illecite deve passare il permesso. Benissimo. Chi era il capo di Cina di Ercolano Sebastiano? Ma il capo di Cina di Ercolano era Nitto Santa Paola. E di che si occupava Ercolano Sebastiano? Ma aveva dei trasporti. No, no, mi scusi, se lei parla come un soldato affiliato, io non parlo di attività lecite, ma parlo di attività illecite. Di che si occupava Ercolano Sebastiano? Ma non lo so. Non lo so. E un'ultima domanda, Ercolano Sebastiano, lei ricorda, veniva nel suo rifornimento a fare benzina? Ah sì, dalle volte veniva. Basta, grazie. Avvocato Re? Sì. Avvocato Ivo Reina. Signor Calderone, se ho capito bene, la famiglia di Catania corrisponde con il comune di Catania? Il circondario di Catania, i paesi no. Compresi i paesi limitrofi? No, no. Detti paesi no. Quindi coincide con dove, il... Mi perdoni, dove non c'è famiglia nei paesi, Catania si può estendere. Noi altri abbiamo la famiglia Caltagirone e allora ha il suo territorio. Abbiamo la famiglia Ramacca e c'ha il suo territorio. Perfetto. Tutti gli altri territori sono, vengono assorbiti diciamo, da Catania perché non ci sono famiglie. Nell'area di Catania, perfettamente. Per provincia di Catania lei intende le tre famiglie, cioè Catania, Caltagirone e Ramacca? Sì, signore. Formano la provincia. Sì, signore. Il capo decina, quanti soldati ha le sue dipendenze nella organizzazione catanese? Non c'è un numero specifico. E allora perché viene chiamato capo decina? Perché è nato così, si chiama capo decina, ma non c'è un numero specifico. Quindi può avere 2-3 persone o può averne 20-30? Sì, signore, ma due no, minimo 10. Poi se è una famiglia piccolissima... No, provincia, qui stiamo parlando dell'organizzazione catanese. Io ho parlato, se è una famiglia piccolissima, dove ci sono 8 uomini d'onore in una famiglia, il capo decina ce n'ha 3-4, ma se è una famiglia grossa ne può avere quando... Mi chiarisca questo, lei quando parla di famiglie grosse intende allora riferirsi a realtà criminali organizzate al di fuori della provincia di Catania? No, 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 sono infelice nell'esprimere. Non sono io, forse non. Una famiglia in un paese, ci può essere una famiglia di 8 persone, è una famiglia piccola. Lei tolga, rappresentante, mica certo. Rappresentante, consigliere, restano 3 uomini e il capo di Cina ha 3 uomini. In una famiglia grossa come Catania che possono essere 40 persone e c'è un solo capodicina, quel capodicina può avere 30 uomini alla sua dipendenza. Perfetto. Ecco la famiglia grossa e la famiglia piccola. Oh, la funzione del consigliere, lei può brevemente chiarirla alla Corte, a me prima di tutto? L'ho chiarita poco fa. Il consigliere è un uomo che viene eletto dei soldati e deve consigliare il rappresentante nel consiglio di le cose come si devono fare, come se ne parlano il consigliere e il rappresentante. Okay. Questa è la figura del consigliere. L'ultima domanda è questa. Può dirci qualcosa sulla esistenza di gruppi criminali, parlo di Catania sempre, al di fuori, non organizzati in Cosa Nostra, secondo la sua bipartizione, diciamo?
Cioè c'è Cosa Nostra e poi ci sono all'esterno altri gruppi criminali organizzati o meno? Ma organizzati come Cosa Nostra no. No, ma no, fanno... ho detto al di fuori di Cosa Nostra. Dico, ah, perché dice sono organizzati, Cosa Nostra è organizzata, ma ci sono gruppi che si stringono per fare una rapina, per fare, o perché sono contro un altro gruppo, e allora si stringono, ce ne sono tantissime a Catania. Catania forse è la città dove ci sono più gruppi organizzati. Al di fuori di Cosa Nostra. Al di fuori di Cosa Nostra. Al di fuori. E quali erano, perlomeno per il periodo in cui lei ha vissuto questa realtà, quali erano i rapporti tra Cosa Nostra e questi grossi gruppi organizzati al di fuori di Cosa Nostra? Ma quando si era in pace i rapporti erano buonissimi, anzi venivano, se avevano un gruppo contro un altro gruppo, avevano delle lite, delle cose, venivano perché la volevano discussa, perché la Cosa Nostra la vedevano un po' più alta di loro. E questo sino a quando? Sino agli anni 60? No, molto, molto avanti. Molto avanti fino a quando? Fino al 75, 70, 75. Sì. Sino al 75 la pace è stata assoluta? Sì. Quindi vi era anche... Questi gruppi vedevano in Cosa Nostra una cosa un po' più grande di loro e andavano da mio fratello, da Nitto, e volevano, se avevano dei dissidi fra di loro, si ci ragionava e stavano a quello che le si diceva. Quando finisce questa pace tra Cosa Nostra? Ma a partire dal 75, poi incominciano omicidi contro questi gruppi e è finita la pace. La ringrazio. Prego. Altri interventi? Avvocato Guzzone. Mi scuso con questo testimoniale, con una battuta, con una sottile... un sottile ironia inglese, vorrei dire a questo testimone che ho ricevuto mandato d'oltretomba, via etere, da Franco Franchi, il ruolo di difensore di fiducia, via etere d'oltretomba. L'episodio, già che è stato posto in risalto dalla pubblica accusa, mi perdoni Presidente questa difesa d'ufficio di Franco Franchi. Questo episodio che Franco Franchi avrebbe sollecitato, danneggiamento del girato a Catania di un film, a quale lasso di tempo risale? Questo ai fini dell'eventuale giudizio di attendibilità, Eccellenza. Ha capito la domanda? A lei parlo, signor Calderone. Sì, ho capito. Lei dice... Lei non crede a questo mandato d'oltretomba via etere, ma crede a questa difesa di ufficio? Si oppone a questo tipo di domande. Avvocato, faccia le domande. La domanda crede. È questa. Quella ci vuole talvolta per stemperare un po' quello che... Quello non che... è che stempera, mette benzina. Per stemperare invece, quello faceva sorridere. Io voglio solo stemperare, perché non ha le doti di Franco Franchi. Dunque, la domanda è questa. Lei a quale periodo colloca questo episodio di una sollecitazione a distruggere, incendiare quello che era la ripresa cinematografica a Catania del film che veniva girato? A quale epoca risale? Ma 72, 71, 72, 73. Senta, questo Franco Franchi entrò in confidenza con lei. Prego? Entrò in una certa confidenza con lei, Franco Franchi. Sì. Senta, se entrò in confidenza Franco Franchi, ebbe a dirle che nell'anno 1960... a Roma, Cineteatro Volturno, siamo 1960, Franco Franchi riscuoteva successo non soltanto a Roma, ma tantissimi intervenivano da Latina, da Ascoli Picene, da Napoli, proprio per seguire questo programma comico teatrale di Franco Franchi al Cinema Teatro Volturno 1959, 60, 61 e 62. Risponde a questa domanda se era entrato in confidenza. Con ciò io le voglio dire questo, guardi, signor Calderone. Prego. Che ho avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo di Franco Franchi nel 1959 al Cinema Teatro Volturno di Roma.
era affollatissimo questo teatro, a dimostrazione che l'ingaggio di Franco Franchi era altissimo. E io ho partecipato nel 60 al Cinema Teatro Volturno a Roma per applaudire questo grande attore comico palermitano. Avvocato, ma qual è la domanda? Questa è la domanda, cioè che era entrato in confidenza. Le risulta il grande successo che riscuoteva nei cinema teatri di Roma questo Franco Franchi, che non aveva bisogno di danneggiare le cosiddette pizze cinematografiche? Le risulta questo? Avvocato, a me non mi risulta. Allora, un'altra domanda. Mi perdoni, no, mi faccia terminare. Che era un grande attore, che era un grande comico. Chi l'ha detto mai no? Io risalgo al 1960. Ma io la prego di credermi quello che io dico. Io credo a lei, il giudizio di che era un grande attore. A me che è successo così. Non spetta a me il giudizio di crederla, ma spetterà all'autorevolissima corte che le sta davanti. Ed no, è autorevolissima. O se no, Franco Franchi... Ascolti, lei ha messo in dubbio quello che poteva essere il lucro lecito di Franco Franchi. Le dico un'altra cosa. Lei ha sentito parlare di una grande commedia musicale che si intitolava di Carinei e Giovannini, Rinaldo in campo? Sì, e là è diventato grande lui. Senta, si ricorda questa grande commedia musicale che venne riportata anche attraverso una riproduzione cinematografica? Lei ricorda a quali anni risaliva sia la commedia musicale nei vari teatri di tutta l'Italia e poi riprodotta in cinema, Rinaldo in campo? L'ho vista io. A quali anni risaliva questa grande commedia musicale riprodotta in cinema? A quali anni risaliva? Prima del 1970? Sì, negli anni 50. Quando lei dice che in realtà veniva a sollecitare lei o altri dell'ambiente catanese che dovevano essere distrutte le pizze, le riprese di questo cinema che veniva ripreso a Catania, lei, secondo lei, le diceva la verità o scherzava Franco Franchi? Mi diceva la verità. E come concilia? Ora, me la prego, le voglio dire una cosa. Franco Franchi era attorniato di tutti gli uomini d'onore. Franco Franchi, se era questo grande attore, questa persona molto pulita, non si metteva con gli uomini d'onore che ora abbiamo visto la merda che siamo. Ascolta, merda che siamo, che merda che siete, questo non è un giudizio. Questo non è un giudizio. Lei pensa che sia possa qualificarsi... Avvocato Cozzone, basta così. Basta così. E allora, il signor Mangion vorrei che si allontanasse dall'aula. E la forza esegue, per favore. Per favore! Il signor Mangion si è allontanato dall'aula. Lei ritiene... Avvocato Cozzone, o cambia argomento. Sì, un'ultima domanda. Finisce. Se è sullo stesso argomento, non si ammette. Cioè, usando la parola cacca, signor Presidente, senza usare... Avvocato, se è sullo stesso argomento, non si ammette. Va bene, Presidente, ecco. Va bene. Allora, entriamo ad un'altra domanda. Senta, Calderone, solo Calderone, lei riscuoteva la fiducia di suo fratello Giuseppe con l'interrogativo, io ci attendo una risposta. Lei riscuoteva la fiducia di suo fratello Giuseppe? Punto interrogativo, risposta. Sì. Ci vuole indicare un patto, un caso dimostrativo della fiducia di suo fratello nei suoi riguardi? Un caso, ripeto, con calma, dimostrativo della fiducia che suo fratello riponeva in lei? Ci vuole indicare all'autorevolissima corte uno, non tanti, un caso che dimostra la fiducia di suo fratello nei suoi riguardi? Non si ammette la domanda. Senta, Calderone, è vero o no che lei alle decisioni malavitose di suo fratello, in parole povere, a seguito delle decisioni malavitose di suo fratello, lei, e le dico alla catanese, se la squagliava? Non si ammette la domanda. Lei
Calderone, io sono il difensore di Campanella. Lei ha accusato Campanella, per gli anni che lei ricorda, come persona dedita al contrabbando. Ho capito bene, signor Calderone? Sì, signore. Vuole indicare alla Corte altra attività illecita, cioè a fine di lucro, svolta dal Campanella? No. Grazie. Prego. Posso, Presidente? Avvocato Strano. Siete lei stamattina ci ha parlato della sua cerimonia di iniziazione, che è avvenuta, me lo ricordo, nell'anno? 62. 62. Suo fratello a quell'epoca che carica ricopriva? Consigliere della famiglia. Era presente alla sua iniziazione? Sì, signore. E le aveva detto qualcosa prima oppure per lei è stata una sorpresa? No, quello che mi aveva un po' avvicinato, mi aveva detto che mi doveva fare un regalo e poi una bella sera, ci dobbiamo andare a fare questa mangiata. Scusi, la domanda è diversa. Suo fratello l'aveva preannunciato che lei sarebbe stato iniziato in quell'occasione? No, 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 no. Non si parlava di Cosa Nostra, non se ne parlava. Cioè, lei c'era una mangiata che dovevamo andare a fare, ma si capiva. Ma lei sapeva che suo fratello era consigliere provinciale di Cosa Nostra? Era consigliere della famiglia. Io non sapevo niente come era combinata tutta la struttura di Cosa Nostra. Non la conoscevo, non sapevo niente. Lei non conosceva l'esistenza di Cosa Nostra prima di essere iniziato? No. Capivo che c'era qualche cosa, ma non sapevo che cos'era. Io capivo che poteva essere una mafia, come la chiamano tutti. Ma non sapevo chi era capo, chi era sottocapo, se c'erano capi, sottocapi, come era strutturato. E quindi lei aveva intuito, diciamo così, no? Sì. Però non sapeva nulla di preciso. No. Senta, lei ha detto stamattina, in occasione appunto dell'iniziazione, che veniva data come istruzione, parecchie alcune istruzioni, alcune regole, e poi ha detto la parola, ha usato esattamente le parole, bisogna essere retti nella condotta. Sì, sì. Nella condotta, forse questa domanda qualcuno gliel'ha già fatta, comunque gliela ripeto, che cosa si prevedeva con riferimento alla prostituzione? A riferimento alla prostituzione non si poteva fare la prostituzione. Non si poteva fare. L'usura? Cosa Nostra fa l'usura? L'usura nemmeno, ma sotto sotto si fa questa cosa. Senta, un omosessuale può essere uomo d'onore? No. E un tossicodipendente accertato? Lei ha detto poco fa, scusi, lei ha detto, può darsi che un uomo d'onore poi cominci a drogarsi. Sì, sì. Ma può essere fatto uomo d'onore una persona che notoriamente, o perlomeno si sa nell'ambiente, è tossicodipendente? No, se si sa che è drogato non si può. Senta, lei ci ha detto tutta una serie di regole che però hanno avuto delle eccezioni a quello che dice lei, ma c'è almeno una regola ferrea all'interno di Cosa Nostra oppure neanche una? La regola ferrea è non andare a denunziare fatti, non andare dalle guardie, questa è la regola più ferrea di tutte. Senta, in che anno è avvenuta la riunione nella villa del Principe Calvello a cui faceva riferimento lei? Fine 77. Lei conosce Gaspare Mutolo? Sì, signore. Di dov'è Gaspare Mutolo? Di Palermo. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto, come le dicevo, a Barcellona Pozzo di Cotto. Eravate detenuti? No, ero detenuto con mio fratello. E lei come l'ha conosciuto? Perché ai colloqui si avvicinava, erano colloqui che si mangiava, erano... Quindi in che epoca era? 72-73. Fisicamente ce lo può descrivere? È una persona alta, non tanto alta, sfrondato. Che rapporti ha avuto lei con Mutolo dopo il 72-73?
Niente, rapporti, dopo che poi è uscito l'hanno fatto uomo d'onore, rapporti normali, regolari. Dopo che è uscito? L'hanno fatto uomo d'onore. A Mutolo? Sì, signore. Dove? A Palermo? A Palermo, sì. E lei come l'ha saputo? Me l'hanno presentato. Come uomo d'onore? Sì, signore. Quante altre volte l'ha incontrato lei? Ma non glielo so dire. Lo incontrava spesso, aveva contatti? Ma spesso, spesso no, ma ci incontravamo. Quando è l'ultima volta che l'ha visto? Non lo so. Beh, ci sarà un'ultima volta che lei l'ha visto, le no? Dico, non lo so dire quando è l'ultima volta che l'ho visto. Dall'86 l'ha visto? Nell'86? Dopo l'86. 86? 86. Ma io nell'86 ero a Marsiglia in galera. Bene, poi, e dico, poi, dopo l'86, lei l'ha visto o no? No, mai. Dopo l'86, lei mi dice. Sì, dopo l'86. Ma no. L'ha incontrato in occasione di processi? No. Senta, lei ha parlato di Aiello, il genero di Graci. Sì, signore. Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì, signore. Era un uomo d'onore? No. Era un affiliato di Cosa Nostra? Se non era uomo d'onore non era affiliato. Questo fino a che epoca lei può dire che non era uomo d'onore? Senta, fino a quando io me ne sono andato di Catania nessuno mi ha detto che era uomo d'onore e io so che non era uomo d'onore. Cioè fino al? Febbraio 83. Senta, ma lei ha conoscenza di tutti i nomi degli affiliati di Cosa Nostra finché era a Catania oppure no? Qualcuno le poteva sfuggire? Ma penso di averle saputi tutti quelli che erano uomini d'onore della famiglia di Catania. Ma poi c'è stato un anno che sono stato latitante. Subito dopo che sono uscito, me ne sono andato, perciò non ho visto più nessuno. Cioè, queste cose l'82, un altro anno che mi vedevo o non mi vedevo. Veda, gli ultimi anni per me Catania era una cosa che sempre mi nascondevo, non mi facevo vedere. Sì, sì, grazie. Senta, ci può dire le cariche che lei ha ricoperto all'interno di Cosa Nostra? Vice rappresentante. Di cosa? Famiglia o provinciale? Della famiglia. In che epoca? Dal 72 al 77. In tale veste, lei ha partecipato a consigli, no? Sì, qualche consiglio. Sì. Che reati ha deciso lei col suo voto? Prego? Lei partecipava in consigli nei quali si decideva di commettere reati, no? No. Le dico che il consiglio mai ha deciso di fare un omicidio o qualche cosa. Reati di altro genere, non solo omicidio. Ma non le saprei dire reati di altro genere. Lei ha commesso mai reati? Presidente, mi oppongo a questa domanda. Presidente, come difensore del Calderone. Presidente, io devo chiarire, vorrei sapere, visto che è un collaborante di giustizia, se è solo un accusatore oppure se ha anche confessato alcuni reati. Oppure partecipava a Cosa Nostra per divertimento? Un conto è riferire i fatti degli altri, un conto i propri. Certo. Signori, un momento, perché guardate che è la prima volta che si pone. No, Presidente, all'altro collaborante è stata posta questa domanda. Appunto, ma non c'è stata mai nessuna opposizione sulla domanda. Dico, però lei non è la mai... prima volta che si pone. Va bene, comunque la possiamo decidere ora. Allora, la sua situazione è che lei può rifiutare di rispondere a tutte le domande che possano in qualche modo danneggiarla. Questa è la posizione che le assegna la legge. Quindi io intanto rigetto la posizione e lascio a lei la facoltà di decidere a questa domanda oppure. Ma io già le cose che ho fatto le ho esposte al giudice Falcone. Sono leggibilissime, quelle sono le cose. Porto. Tutti i reati che ho fatto, glielo